giungendo alle antiche culture orientali, al mondo islamico, all'Europa del Nord. Per questo il nostro percorso multimediale ispirato alla falconeria veneziana sarà interculturale e unirà le due dimensioni che ogni falconiere conosce nel suo rapporto con la pace, la mente e il cuore. Si acquisiranno conoscenze e si vivranno emozioni. Il percorso museale si svilupperà, come potrete vedere dalle immagini che verranno proiettate nella rappresentazione in otto sale, e inizierà con la rappresentazione di una fiamma, c'era una volta, ambientata in Oriente, in cui era chiuso il significato profondo del rapporto uomo-rapace, in cui sarà chiuso, se avrò tempo ve la racconterò questa fiamma, il messaggio che tutto il museo veicola. Quindi, seguendo le linee del Trattato Federiciano, verranno presentate le caratteristiche dei predatori delle prede. Conoscere è il primo passo per agire. Poi lo sguardo si aprirà all'antropologia della falconeria, con ai popoli del mondo che hanno praticato e praticano questa, quindi da me fin a mondo. Quindi agli strumenti che servono a praticare, diversi di vari paesi, ma sostanzialmente assimilati. E prima di incontrare Federico II in persona, poi vedremo come, nella sala 7, la sala 6 è dedicata all'iconografia del falco. Rapaci e falconieri hanno ispirato artisti di tutti i tempi e sono state alla base della rappresentazione dei re, dai faraoni ai principi del Rinascimento. Termoli Wild, con il patrocinio del comune di Melfi, vi presenta la terza parte di Melfi, la capitale della falconeria, e del 26° convegno e raduno nazionale di falconeria 2019. Sono Domenico Laporta, provengo da Termoli, provincia di Campobasso, sono il vicepresidente dell'Associazione Ordo Cavalieri Termoli e sono ricercatore storico. Parliamo del castello di Melfi in correlazione con Termoli per quanto riguarda la figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Federico II di Svevia eredita questo castello naturalmente dal nonno, da Ruggero II il Normanno, il primo re del Regno di Sicilia. Quello che riesce a evidenziare la storia normanna in Italia è che la fusione delle culture nord europee e quella araba ha portato sì a realizzare e iniziare a concretizzare il Regno di Sicilia. Il mondo arabo ha caratterizzato la storia dei Normanni, poiché in Sicilia, la Sicilia buona parte era stata conquistata dagli arabi. Ma gli arabi hanno dato molto della loro cultura, tipo i numeri arabi, quelli che usiamo tuttora oggi, lo zero, che noi europei non conoscevamo, ma la cosa più importante è l'architettura e la medicina. Gli arabi erano avanti, erano progrediti per quanto riguardava sia la medicina che l'architettura. L'architettura araba, i quarak, cioè le fortezze medio orientali, i normanni le hanno trovate conquistando con la prima crociata la Terra Santa, e da loro hanno appreso tutto il modo di costruire e l'hanno portato in Europa.
passa. Poi per la tecnologia che viene alzata, all'inizio è molto morbido. Per questo si partirà comunque con delle grandi ombre, perché sulle pareti passate è molto stretta, perché immaginatevi le ombre avvolgere le persone del pubblico, per poi diventare una storia che passa dall'iconografia, dalle immagini che hanno illustrato i libri nel corso della storia e che quindi per associazione visiva finiranno per raccontare la storia che sta scrivendo la professoressa Trombetti e che è una storia legata appunto alla principessa e al suo palco e al racconto che ci introduce poi a tutto il tema della fregoneria. Questa è una visualizzazione tecnica di come verrà gestita la sala, in modo che possiate immaginare anche l'ambienza delle sale e capire come abbiamo lavorato rispetto all'altezza e al discorso che affrontavamo prima. La seconda stanza invece parla di un tema fondamentale, che è quello della predazione, quindi di come le prede e il territorio ricco di animali da predare siano il luogo ideale per sviluppare poi la falconeria e per raccontarla in un modo legato alla natura. Abbiamo pensato di celare la tecnologia in questo caso dietro a una rappresentazione molto molto immersiva e molto forte. Voi vedete in questa rappresentazione, in questo splendido disegno, delle persone che percorrono una stanza con delle immagini che sono disposte circolarmente e al di sopra una serie di animali che volano nell'aria disposte a terra. L'idea è quella di avere una serie di modelli fisici monocromo, bianchi, attivati dalla luce, che raccontino qual è la fauna locale, mentre gli schermi attivati sulle pareti raccontano quell'immaginario dello scenario circostante in cui questi animali si muovono. Siamo i Giullari del Diavolo, gruppo di spettacolo medievale, e giriamo tutte le rievocazioni storiche italiane e anche all'estero in Europa. E quest'oggi siamo qui a Melfi, al castello di Melfi, bellissima rievocazione di due giorni. E facciamo gli spettacoli qui nel castello. Poi vedrete le nostre immagini, i video. E facciamo questo da ormai 30 anni, abbiamo girato una marea di feste. Sono Rosi Zambesi, vengo dal Brasile e lavoro con i Giullari del Diavolo da quasi 20 anni. La mia specialità è contact, rolling e equilibrio, una palla in testa mentre faccio la mia performance. Siamo qui a Melfi, oggi è il secondo giorno e sono molto contenta. Il pubblico è veramente molto bello, sono molto contento di essere qui.